Al primo punto abbiamo subito un video che è stato prodotto dal gruppo di lavoro che insomma, ha portato poi a questa iniziativa. Io direi di partire subito con questo e poi cominciamo. L'importante appuntamento arriva alla fine di un percorso svolto dal gruppo di lavoro del PD del 15° municipio, un gruppo di lavoro che ha incentrato la sua attività sul tema della mobilità e dei trasporti nel territorio, partendo da uno studio e con dei riferimenti a livello cittadino e poi arrivando a, quindi analizzando anche le politiche della mobilità del sindaco Alemanno e appunto della sua giunta di centrodestra e poi arrivare insomma ad analizzare il territorio che viviamo tutti i giorni. Però pensavamo appunto di fare un incontro pubblico, di farlo all'aperto, fuori dai circoli del partito, di farlo appunto aperto alla cittadinanza e sono così abbastanza puntuale di Legambiente che fa ogni anno con un riscontro appunto annuale che si chiama Ecosistema Urbano 2010 che attraverso vari fattori analizza la qualità della vita nelle nostre città. Roma è scesa, come anche abbiamo visto nel video con il salto di Giulia dal muretto, Roma è scesa dal 62° al 75° posto in questa classifica della vivibilità delle città italiane. Questo sicuramente è stato riscontrato nel rapporto, è dovuto sicuramente al fatto che a Roma si sta incentivando con una serie di politiche l'utilizzo del mezzo privato anziché del mezzo pubblico o di mobilità di tipo alternativo, con l'uscita che ha avuto il rappresentante degli industriali di Roma, Aurelio Regina, con la creazione di un nuovo grande raccordo anulare che percorre Roma diciamo come anello esterno a quello già esistente. Un municipio proposti dal centro-sinistra nelle giunte precedenti e poi via via definanziati o cancellati dalla giunta Alemanno. Tra tutti possiamo ricordare la metro D che prevedeva due fermate nel 15° municipio, la cui attuazione adesso è in Cerza Venezia, ma non c'è traccia del prolungamento che era stato proposto dalla giunta centrosinistra e tuttora presente nel programma della giunta Alemanno, con il prolungamento appunto verso Marconi, attraversando centralmente il quartiere Marconi e giungendo fino al cinodromo. Tralascio insomma la parte più dettagliata sull'utilizzo di questi mezzi, del mezzo della bicicletta. Poi ci siamo incentrati anche sullo studio del trasporto pubblico e su alcune linee in particolare, mettendo in campo una petizione che all'uscita potete trovare, leggere e firmare. Una petizione appunto che Gianni Paris, che è il presidente del 15° municipio, Massimiliano Valeriani, che è un consigliere comunale che purtroppo non è potuto essere qui per problemi ricorsi all'ultimo, e Maurizio Veloccia, che è il coordinatore del PD del 15° municipio. Avanti all'assemblea coloro che sono intervenuti e una postilla appunto di ringraziamenti va a tutto il gruppo che ha lavorato al documento, alla preparazione dell'iniziativa stessa, quindi a Giulia, Mariella, Lidia, Enrico, Pietro, dimentico qualcuno, mi sono segnati, Cristiano, Alberto, Massimo, insomma tutti quelli che si sono dati da fare. Sicuramente l'iniziativa sarà da replicare, probabilmente la faremo in altri territori perché ha avuto anche la funzione di dare ai cittadini le informazioni giuste per affrontare i cambiamenti presenti nel proprio territorio. Grazie a tutti e buona serata.